Il professor Grossi terrà ora una lectio magistralis. Il primo saluto è al nostro padron di casa, il prefetto di Firenze. Un altro saluto particolare è al primo presidente della Corte di Appello e poi a tutte le autorità civili e militari. Specialissimo il saluto agli studenti. Noi siamo qui per loro e la mia lezione vuole essere soprattutto indirizzata a loro. È una lezione opportuna perché è opportuno rammemorare ogni anno che cosa significhi il nostro vessillo tricolore. Il prefetto ha ricordato l'articolo 12 della Carta Costituzionale, dove il vessillo tricolore è assunto a bandiera della Repubblica. Fin da ora, anticipando quello che io dirò, voglio puntualizzare che questo vessillo non è un insieme di colori, non è un qualcosa di sgargiante in cui ci possiamo riconoscere con gioia, è un simbolo di grandi valori che meritano di essere rispettati. Come nasce? Il prefetto con molta competenza ha già dato dei dati essenziali. Nasce a fine Settecento, in quel grande evento che fu la Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese si libera del vecchio vessillo dei Borbone, la bandiera bianca con i gigli d'oro, e assume le tre bande azzurra, bianca e rossa come simbolo di un qualcosa di profondamente nuovo. Bisognava che ci fosse un vessillo nuovo perché erano profondamente nuovi i valori che la Rivoluzione francese stava affermando. È in Italia, in Lombardia, che nel 1796 un gruppo di patrioti propongono a Bonaparte, che era a capo dell'armata francese che stava occupando il nord dell'Italia, l'adozione della bandiera a tre bande. Diventa, lo diceva il prefetto, il vessillo della Repubblica Cispadana, poi della Repubblica Cisalpina, poi del regno fantoccio d'Italia, questo regno napoleonico che però sempre si ispirava ai portati della Rivoluzione francese. Re Carlo Alberto lo assume come vessillo del regno di Sardegna, nel 1861 diventa vessillo del regno unitario d'Italia, ormai è quasi tutta la penisola che è raccolta sotto il regno dei Savoia, e infine nel 1946 diventerà il vessillo della nostra Repubblica. C'è una variazione rispetto ai tre colori del vessillo francese. Al posto dell'azzurro si sostituisce il verde, anche per simboleggiare autonomia delle realtà politiche che in Italia si stavano allora costituendo, ma anche con un profondo significato. Il verde è il colore della natura, il verde è il colore della vita vegetale che permette la prosecuzione della esistenza sulla terra. Il verde richiamava alla natura delle cose e a quei diritti naturali che già dal 1789 sono enunciati solennemente
nella prima grande dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Ho detto che questo vessillo è un simbolo, ed è un simbolo di valori. Innanzitutto sono i valori che la Rivoluzione francese riesce a imporre in un panorama prima europeo e poi mondiale. È un momento di grandi conquiste. All'antico regime francese che muore nel 1789, un regime assolutistico sotto un despota monarca, un regime ancora diviso in ceto, dove purtroppo ci sono dei ceti privilegiati e dei ceti sottomessi. Ora ecco finalmente le due grandi parole: liberté, égalité, uguaglianza, libertà. Si proclamano gli uomini l'uno uguale all'altro, si proclama l'individuo come munito dalla natura, dalla divinità, quella divinità panteistica che viene affermata durante la rivoluzione, simbolo della libertà, dei valori di cui ogni uomo ha come corazza sua propria per gestire autonomamente la propria vita. Se si può accennare a un difetto di questa grande conquista, che è un primo passo nelle conquiste democratiche dell'Europa moderna, è che tutto si riduce in delle dichiarazioni, dichiarazioni nobilissime, ma dichiarazioni più filosofiche, più politiche che giuridiche, non immediatamente traducibili in dei dati dell'esperienza. Sono dichiarazioni astratte, un primo passo. L'uguaglianza è una possibilità di uguaglianza di fatto, ma è soltanto qualcosa di potenziale. Anche le libertà sono enunciate astrattamente. È su un modello di uomo che queste grandi dichiarazioni della fine del Settecento si esemplano. Ben diversa è la nostra Costituzione del 1948, Costituzione che proclamo davanti agli studenti ancora oggi, dopo più di 70 anni di vita, fresca e giovane e vivace di contenuti, meritevole di tutto il nostro rispetto e di tutto il nostro amore. Anche perché qui non è più l'uomo astratto, il modello di uomo, gli uomini uguali l'uno all'altro come le statuette che escono da uno stampo di una stessa fabbrica. È l'uomo in carne ed ossa che la Costituzione italiana del 1948 ha di fronte, è stata scritta per lui, vuole servire a lui nella sua esistenza quotidiana. Un'esistenza concreta, fatta di salute e di infermità, di gioie e di dolori, di fatiche, di riposo, di sacrifici e di pene. Tutto questo noi lo si deve a un momento prodigioso della nostra storia recente. Quei due anni, 1946-1947, quando nel giugno del 46 ci furono due scelte sovrane, rilevanti. La prima, la forma istituzionale nuova, la Repubblica. La seconda, una elezione dell'Assemblea Costituente, cioè non di un semplice Parlamento varato per far leggi, ma una grande assemblea di popolo che deve segnare, scritte in degli articoli, il basamento politico e giuridico dello Stato che sta per nascere.
Quello che vorrei segnalare ai ragazzi è che questi 2 anni sono anni in cui per la prima volta il popolo italiano vede germinare spontaneamente la propria resurrezione. È una resurrezione conquistata dopo la dittatura, dopo il massacro della guerra. Sono finalmente valori genuini che germinano alle radici della stessa comunità popolare. Ed è importante che i nostri padri costituenti, in quei 2 anni di incessante lavoro, questo abbiano voluto fare: leggere al fondo di quelle radici, individuare i valori portanti e da quei valori costruire i principi fondamentali della nostra Costituzione e quindi anche della nostra civile e democratica convivenza. Nel mondo di fine Settecento, quando è un ceto borghese che conquista il potere, il terzo stato degli Stati Generali francesi, tutto sommato quello che si tende a rinforzare è l'individuo come un soggetto insulare, preso nella sua individualità, se volete nel suo egocentrismo. Lo Stato che costruiscono i nostri padri costituenti è uno Stato sociale di diritto, il che vuol dire che è uno Stato in cui l'individuo perde il suo egocentrismo e diventa persona. È la persona la colonna portante della Carta Costituzionale e del nostro convivere civile anche oggi nel 2020. E la persona è dotata di diritti fondamentali, ma anche di doveri fondamentali. Cioè è un individuo ma immerso in un contesto sociale e c'è intorno a lui una serie di personaggi che sono in relazione con lui. La persona è creatura per sua natura relazionale e il tessuto grande che viene ad essere la nervatura della nuova Repubblica è la solidarietà. Permettetemi di leggervi i 2 articoli che sono veramente i capisaldi della nostra Carta. L'articolo 2, lo conoscerete, ma repetita iuvant, dicevano i latini, le ripetizioni possono ugualmente servire. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Il costituzionalismo nasce proprio perché il potere politico non sia in grado di violare quello che è il microcosmo dell'uomo. I diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi l'uomo all'interno delle varie formazioni sociali, la famiglia innanzitutto, la società più naturale, più consona alla natura dell'uomo, ma accanto il sindacato, il partito, la corporazione professionale, l'associazione religiosa, chiamati non a soffocare l'individualità, ma a integrarla e a far sì che si abbia una realtà compiuta in quel soggetto. La solidarietà, cioè quel principio che pone in capo all'individuo diritti ma anche doveri, era ignota nelle vecchie dichiarazioni più filosofiche
e politiche della vecchia età borghese. Leggiamo anche l'articolo 2. È l'articolo che concerne l'altra grande dimensione che la rivoluzione francese ha posto in luce, l'uguaglianza. L'uguaglianza di ogni uomo davanti alla legge. Dice il primo comma, noi giuristi usiamo per comma la prima parte, dico a voi elementarmente. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È la grande uguaglianza che ha esaltato la Rivoluzione francese. Insisto su quel punto, razza. Noi abbiamo conosciuto una vergogna giuridica che sono le leggi del 1938 in cui si volle condannare certe razze ritenute inferiori e si generò quella tragedia enorme che è l'Olocausto. Ricordo che quando ero presidente della Corte Costituzionale, in quel momento si discuteva fittamente questo orrendo termine, la razza, lo manteniamo o lo lasciamo nell'articolo 3 della Costituzione? Mi intervistò un giornalista di Repubblica e io non ebbi esitazione nel dire dobbiamo mantenerlo. Ma dobbiamo mantenerlo perché? Se io fossi sicuro oggi, dicevo al giornalista, che il razzismo è definitivamente terminato, lo abbiamo eliminato questa infamia, allora direi togliamo quel termine infame. Ma forse quel termine è bene che resti lì come lume acceso, affinché non si incorra nuovamente in quelle infamie come nel 1938. Quindi è un messaggio forte che vorrei dare proprio ai ragazzi. Il razzismo è un nemico da combattere, da sradicare, perché è segno di inciviltà. Comunque, questa prima parte è la uguaglianza giuridica, quella che è scritta nelle aule dei nostri tribunali. La legge è uguale per tutti ed è un grande passo avanti, ma un primo. Forse l'età borghese non ne ha fatto un secondo, che invece ha fatto in pieno la democrazia autentica, la democrazia veramente plurale, che è quella che si instaura in Italia con il 1946. Ecco il secondo comma. È compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Limitando di fatto. Ecco, vedete, nell'Assemblea Costituente ci fu un'accesa discussione su questo di fatto, questa locuzione avverbiale che può sembrare innocua, ma innocua non è, perché significava che dal piano della filosofia politica si scende al piano della contemplazione dell'esistenza di quell'uomo in carne ed ossa di cui vi parlavo poco fa. Ed è qui la grandezza, la democraticità autentica di questa nuova realtà politica e giuridica che si crea in Italia nel 1946 e di cui noi siamo gli utenti, i fortunati utenti. Ecco, di tutto questo coinvolgimento della modernità e della postmodernità, simbolo perfetto è il nostro tricolore. Perché? Perché ci riporta ai grandi valori enunciati a fine Settecento, però
corroborati, integrati, resi autentici, effettivi nella Carta Costituzionale del 1948. Entra in vigore il 1° gennaio del 1948. Quindi questo vessillo ci può piacere o non piacere, ma è un simbolo e noi dobbiamo averlo caro perché simboleggia la nostra libertà fondamentale, il nostro traguardo di avere finalmente delle conquiste democratiche. Non più la democrazia imperfetta della vecchia età borghese. Pensate che in Italia per avere un quasi perfetto suffragio universale maschile si deve aspettare il 1913. Questa Costituzione è stata scritta per il ricco ma anche per il povero, per il potente ma anche per l'inerme, per il sapiente ma anche per l'ignorante. Il suo linguaggio è piano, diceva un costituente, affinché il pastore sardo, questi erano gli esempi, il professore universitario, l'impiegato, la massaia, tutti potessero capirla. Proprio perché ciascuno di noi in essa si deve riconoscere, in essa deve scoprire quello che è in realtà il breviario giuridico del cittadino. E breviario vuol dire un libricino che si può tenere in tasca, che può far comodo in ogni momento della nostra giornata. Ecco perché occorre conoscere la Costituzione. Ecco perché all'allora ministro della pubblica istruzione io lamentavo che la Costituzione non fosse oggetto di studio in ogni branca della nostra scuola media, inferiore e superiore, proprio perché è un breviario ed è quindi un qualcosa di indispensabile per la vita del cittadino. Conoscere la Costituzione, e la conseguenza è amare la Costituzione. E rendetevi conto che rispettando il tricolore rispettate un simbolo, rispettate la grande scelta democratica della modernità politica e giuridica, ma soprattutto la scelta autenticamente democratica, democratica fino in fondo, che è stata fatta in Italia negli anni 46 e 47. Grazie.